Stefano Vittorini, candidato consigliere per il PDL. Finalmente adesso il partito sembra aver trovato l'unità perduta attorno al nome di Pierluigi Roberzi. Ma per quanto mi riguarda, ho sempre creduto che questa unità non sarebbe mai mancata. Sono stato uno dei sostenitori di Pierluigi Properzi in quanto persona capacissima, aquilano verace, persona che potrà certamente far ripartire la città. Lui è molto concreto, molto capace e una persona onesta e quindi la mia ragione anche di candidarmi dopo 5 anni di essere stato fuori dai giochi politici cittadini. Però di fronte a questo scempio, diciamo così, al fatto che nessuno, tra l'altro, detto francamente, ha messo in chiaro quello che è stato lo sforzo del Presidente Berlusconi, del Governo Berlusconi, di Gianni Letta per la città, è una cosa gravissima, intendo invece ribadirla. E ricordare agli aquilani, però gli aquilani questa cosa non l'hanno dimenticata, l'hanno dimenticato quegli amministratori che erano vicini al PDL, dentro al PDL, gli ultimi giorni hanno tradito invece quella che era la loro mission. Quelle che lei chiama traditori, cosa dovrebbe, come dovrebbe comportarsi il partito? Io non ho poteri decisionali, però Se li avesse? se li avrei credo che comunque dovrebbero essere perlomeno sospesi e dovrebbero rinunciare agli incarichi che hanno avuto alla regione, alla provincia, al comune, nei vari enti, grazie al PDL. Salvatore Sant'Angelo, dirigente PDL, oggi finalmente qui per sancire ufficialmente questo appoggio a Pierluigi Roberzi, la frattura sembra sia stata ricompattata. Diciamo la verità, questo percorso è più lineare di come è stato raccontato, perché il coordinamento provinciale del partito ha espresso una propria preferenza nei confronti di questa candidatura, avallata anche da una posizione molto forte e netta da parte del coordinatore regionale. Si è fatto sentire anche Alfano, quindi tutti i livelli del partito sono stati investiti di questa scelta e di questa ipotesi di lavoro. Chiunque non si sia sentito coinvolto lo fa a titolo personale. Oggi per il PDL non è un momento facile perché anche i tempi che si sono in qualche modo dilatati ci hanno messo in una posizione un po' di difficoltà, ma le difficoltà servono per dimostrare la qualità dell'offerta politica, il carattere della classe dirigente e quindi accettiamo appieno questa sfida. Ersilia Lancia, candidata consigliere comunale, finalmente si può partire, il partito si è ricompattato. Allora, eravamo già partiti, non ci siamo mai fermati, ciascuno di noi, tutti i candidati hanno una esperienza politico-amministrativa a vario livello, la sottoscritta viene da 5 anni di circoscrizione, non ci siamo mai fermati. Il partito ha raccolto l'appello alla responsabilità, all'unità del neo segretario Alfano e in questo senso stiamo lavorando, sempre nell'ottica importante di garantire un'alternativa forte, coesa all'amministrazione fallimentare cialentiana. Perché non ce lo dobbiamo dimenticare, l'obiettivo è quello di togliere questa nostra amata città dalle mani di Massimo Cialente, che l'ha mortificata. Questo è il vero obiettivo di tutto il centrodestra. Qualche problema però c'è stato, insomma lei è stata anche tra le protagoniste, insomma un po' di quella cosiddetta fronda e poi si è ricompattata con il partito. Cosa è successo? Come mai ha cambiato idea? No, non abbiamo cambiato idea. Abbiamo manifestato le nostre idee, io ho manifestato la mia idea dentro il partito, rispettando le regole, perché le battaglie si fanno sempre dentro un partito e le alternative che si costruiscono, che si cercano di costruire, vanno sempre fatte in maniera, come dire, politica. Quindi abbiamo fatto tutto quanto il percorso. La sottoscritta è tranquilla proprio di questo, di aver fatto un percorso e di averlo manifestato. Adesso il candidato a sindaco è Pierluigi Properzi. Abbiamo un tecnico di grandi qualità, ma tutto il centrodestra può vantare, ed è innegabile questo dato, su grandi capacità tecniche, su grandi capacità amministrative, quindi i cittadini aquilani sapranno scegliere.